guardia, chi voleva? Non mi conosci? No. Sono un vecchio amico di tuo marito. Dica la polizia che mi stia fuori. Perché? Dico solo che mi stia fuori. Io non so niente. Lei Davide non l'ha mai conosciuto. Dietro la storia di Davide Cervia c'era un passato impegnativo, qualcosa di tosto da accettare per chi convive con un uomo segreto. Non sapevo darmi una risposta e non sapevo soprattutto dare una risposta ai miei figli. Diciamo che il caso Cervia è tutto un'anomalia. C'è stato un insieme di sottovalutazioni. Nessuno cerca Davide Cervia, soprattutto chi lo deve cercare. Avevamo davanti degli inquirenti che non volevano indagare. Su questo si inserisce il nascondimento della qualità di Davide Cervia. Era una persona specializzata in qualcosa che lui e solo pochissimi altri sapevano fare. È chiaro che per i servizi segreti era meglio avere i riflettori spenti che averli accesi su quel caso. In un periodo caldo come quello che precede la guerra del Golfo, persone come Davide Cervia vanno protette. Onestamente, non sapevi di chi fidarti. Intorno a casa nostra ci furono degli strani movimenti di macchine. Erano evidenti sopralluoghi. Queste persone ci hanno letteralmente seguito. Arrivò la prima telefonata muta, mi arrivò la prima lettera anonima. Qualcuno vuole comunicare qualcosa alla famiglia Cervi. Hanno cercato di mettere in mezzo un po' di tutto. Come si sarebbero comportati gli altri cittadini al nostro posto? Dopo anni e anni di delusioni, dopo anni e anni di negazioni, dopo anni e anni di bugie. Per dirlo col Vangelo, si pecca non solo di commissione, molto spesso si pecca per omissione.